Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Lisa Noia, consigliera di Italia Viva Regione Lombardia, che si occupa di temi come sanità, disabilità, diritti e lotta alle discriminazioni. Oggi con lei infatti andremo a parlare della mostra fotografica intitolata Comme et Joar, inaugurata il 3 dicembre in occasione della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità, che sarà aperta al pubblico fino al 22 dicembre presso Palazzo Pirelli a Milano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. E innanzitutto le chiedo di parlarci proprio di come nasce l'idea di questo progetto, di realizzare questa mostra e a chi è rivolto. Sì, tanto grazie per l'occasione che mi date di parlarne. Ma la mostra Comme et Joar è, diciamo, la testimonianza fotografica di un progetto che è nato dalla collaborazione tra UAD, l'Accademia di Moda di Milano, e il CDD Il Melograno. Ed è legata al fatto che i ragazzi del centro, che sono ragazzi con disabilità, in gran parte ragazzi che hanno una disabilità cognitiva, il centro si trova nello stesso stabile dell'Accademia, quindi i ragazzi si incrociavano spesso con gli studenti. E quindi è nata l'idea che gli studenti disegnassero una collezione dedicata ad alcuni dei ragazzi del centro, pensata proprio per loro, quindi il progetto prevedeva anche da parte di questi stilisti, futuri stilisti, intervistare i ragazzi e capire quali erano i loro desideri, quali erano i loro gusti, come si vedevano, come volevano rendersi più belli. Ne è nata appunto una collezione molto bella e personalizzata, perché ogni ragazzo ha un proprio vestito, i propri accessori scelti in base appunto ai loro gusti, e la mostra fotografica è una mostra in cui i ragazzi indossano, ragazzi, anzi non tutti sono ragazzi, anche gli uomini e le donne del CDD indossano questi abiti pensati per loro e fanno quindi da modelli e da modelle. Io sono andata all'inaugurazione, o meglio alla presentazione, che è stata fatta qualche mese fa, e visto che l'ho trovato un progetto bellissimo per tante ragioni, perché è una bellissima collaborazione tra due realtà che potrebbero sembrare molto distanti, perché rivendica il diritto alla bellezza, all'eleganza, alla moda anche per le persone con disabilità, che non è proprio scontato, visto che spesso non si pensa a questi aspetti estetici, e perché spero che sia un progetto che andrà avanti negli anni successivi, quindi ho avuto l'idea di proporre che venisse esposta a Palazzo Pirelli, quindi in un ambiente che potrà essere accessibile a tutti i consiglieri regionali, a tutti i dipendenti del palazzo e anche a tutti i cittadini che abbiano voglia di visitarla, perché la mostra è nell'atrio di Palazzo Pirelli, quindi dove entrano e passano. L'ufficio di presidenza, il presidente Romani del Consiglio, hanno accettato questa idea, quindi l'abbiamo inaugurata il 3 dicembre proprio per dare un segno nella giornata dedicata alle persone con disabilità, e rimarrà esposta fino, diciamo, alla pausa natalizia, quindi fino al 22 dicembre. Io spero che, insomma, venga vista, perché è di grande impatto, è molto molto bella. E come diceva lei, appunto, questa mostra nasce dalla collaborazione tra il Centro Disabili del Melograno e l'Accademia di Moda UAD. E che cosa si vuole comunicare attraverso gli scatti, appunto, realizzati in questa mostra? Ma si vuole comunicare un fatto che sembra scontato, ma non lo è, cioè che le persone con disabilità hanno gli stessi desideri, gli stessi bisogni di benessere, di sentirsi a posto, di sentirsi eleganti, attraenti, che hanno tutte le altre persone. Spesso l'aspetto, diciamo, dell'estetica, della cura del corpo, della cura del proprio essere, del fatto che con gli abiti si comunica la propria identità, per le persone con disabilità non viene tanto presa in considerazione, cioè, ma in generale quando c'è di mezzo comunque un disagio del proprio corpo si pensa che, insomma, questo sia un passaggio non così importante, invece lo è forse ancora di più che per le altre persone, perché per questi uomini, queste donne, per gli ospiti del CD, questa è stata anche un'esperienza, da quello che mi è stato raccontato, di
ricerca dentro di sé, cioè nessuno in fondo aveva mai domandato probabilmente a queste persone come ti piace vestirti, come ti senti a tuo agio. Spesso addirittura sono altri che decidono, soprattutto per le persone con disabilità cognitive. Invece c'è stato questo bel percorso che ha molto arricchito anche gli studenti dell'Accademia, perché gli studenti stessi hanno raccontato che per loro è stato un viaggio anche della comprensione del potere che hanno. Loro sono futuri stilisti, si pensa sempre che la moda sia solo glamour, che sia solo dedicata ai corpi conformi e perfetti. Invece la moda ci circonda, è accessibile a tutti, tutti desiderano vestirsi come gli piace e quindi i ragazzi hanno anche capito, gli studenti, che con la loro capacità di creare degli abiti possono rendere felici delle persone che non sono, secondo i canoni standard, perfette, e quindi forse è ancora qualcosa di più bello, no? È un potere ancora più forte. Quindi insomma, i ragazzi, io ho parlato con alcuni di loro, ho parlato con il loro direttore, dicono che è stata proprio un'esperienza molto formativa anche per loro. E dato che appunto la mostra è aperta da circa una settimana, quali sono stati finora i riscontri da parte dei cittadini e che cosa ci si aspetta appunto come ritorno rispetto a un'iniziativa del genere su un tema così importante? Allora, premesso che la mostra è ovviamente gratuita, accessibile a tutti, basta entrare nel Palazzo Pirelli e la si vede, quindi, ed è un palazzo in questo momento molto frequentato, anche perché stiamo entrando in sessione di bilancio, quindi c'è un bel via vai. Io, tutti quelli a cui ho chiesto, sono rimasti molto colpiti, perché sono foto molto belle, molto gioiose, che trasmettono proprio una voglia di vivere, un'allegria molto forte, sono di forte impatto anche estetico, e quindi quello che io mi aspetto e che ci aspettiamo è proprio che trasmettano questo desiderio di vivere appieno tutte le esperienze, compresa quella che ha a che vedere appunto con un aspetto che sembra frivolo, ma in realtà per chi, soprattutto per chi vive una vita più difficile, è molto più importante, no? Perché è più difficile sentirsi a proprio agio quando si vive con una disabilità. E secondo me questo messaggio sta passando, perché tutte le persone con cui ho parlato mi hanno detto che bella, quanta allegria dà, mentre invece spesso si parla della disabilità in modo sempre un po' triste, no? E si parla solo degli aspetti negativi. È anche, secondo me, un bel esempio di buona pratica, che per una città come Milano, che appunto è la città un po' della moda, del glamour, secondo me può dare un esempio del fatto che il glitter può anche essere messo a servizio di persone che, ripeto, non sono perfette, come nessuno di noi è perfetto, e però che comunicano in realtà anche una grande, è molto potente dal punto di vista visivo. Io spero che nei prossimi giorni vengano ancora più persone, più cittadini, oltre naturalmente a tutti coloro che visitano il palazzo per altre ragioni, ma che magari vengano a vederla proprio perché vogliono vedere la mostra. Perfetto, prima di salutarci ricordiamo appunto, come diceva anche lei, che la mostra sarà gratuita e per chiunque fosse interessato appunto ad andarla a vedere potrà trovare tutte le informazioni utili sul sito del Consiglio regionale della Lombardia. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.